Durante l'ultimo Ubisoft Forward è stato mostrato il trailer di Prince of Persia, Le Sabbie del Tempo Remake, un trailer che ha fatto decisamente storcere il naso a parecchi fan di vecchia data del brand e che sicuramente ha suscitato l'ilarità di tutti coloro che non avevano provato inizialmente il gioco e che con molta difficoltà si avvicineranno a tale titolo grazie a questo remake. In questo video volevo andare a fare qualche considerazione su quello ovviamente che abbiamo visto finora, tenendo in considerazione che ciò che abbiamo visto chiaramente un'alfa può essere migliorato. Sarò ovviamente la persona più contenta del mondo qualora tutte le cose che dico in questo video saranno smentite poi da una versione successiva del gioco. Per ora, per ciò che abbiamo visto, voglio, da fan del brand, andarvi a spiegare perché il prodotto presentato è sbagliato sotto svariati punti di vista e che cosa invece, almeno in teoria, mi sarei aspettato che Ubisoft facesse per Prince of Persia e le Sabbie del Tempo. Io inizierei questa mia analisi partendo dall'idea, dal concetto basilare che sta dietro l'operazione di remaking, e cioè il decidere se un videogioco ha bisogno solo di un remake estetico o anche di un remake nelle meccaniche di gioco. Stiamo assistendo nel corso degli ultimi anni a diversi remake, che appartengono però a tipologie differenti. Per fare un esempio, il remake di Shadow of the Colossus mantiene le meccaniche di gioco invariate e si focalizza sul rifare da capo solamente il lato estetico, cioè è un nuovo software con un nuovo engine, quindi è a tutti gli effetti un remake, ma che ne migliora solamente la componente estetica, la componente tecnica, in un'operazione che, nonostante sia indubbiamente un remake, si avvicina molto di più al concetto di remastered. Esistono degli altri remake che, oltre a cambiare la componente tecnica del titolo, vanno a reinventare anche totalmente delle meccaniche di gioco, anche a costo di riscriverne delle parti. Ottimi esempi nel corso degli ultimi anni sono Resident Evil 2 o Final Fantasy VII Remake, o il Venturo Mafia Definitive Edition, che ancora non è uscito, insomma speriamo che possa essere di grande qualità, però bisogna dire che dai trailer mostrati sembra essere un progetto molto promettente, cioè riscritto da capo con delle meccaniche di gioco moderne, con una grafica all'avanguardia. Insomma, poi valuteremo il gioco quando uscirà, però senza ombra di dubbio sembra essere abbastanza convincente, ecco. Perché il remake di Prince of Persia, dunque, non sta convincendo per niente? Perché fallisce entrambe le cose che avrebbe potuto fare. Punto numero uno, fallisce la componente estetica, perché nonostante gli sviluppatori si siano voluti nascondere dietro l'idea di voler mantenere lo stile estetico dell'originale, bisogna altresì dire che risulta comunque sgradevole alla vista, laddove, sempre prendendo l'esempio di Resident Evil, nonostante i personaggi siano di fatto ridisegnati da capo, nella nostra testa vengono comunque ricollegati ai personaggi originali. Cioè, nel momento in cui si opera un remake, bisogna anche avere l'audacia e lo stile e il gusto estetico di andare a riconcepire determinati personaggi con la grafica odierna, anche a costo di distaccarsi, magari, da quello che è il disegno originale. Questa operazione non è stata fatta, e dunque tale remaking sembra vecchio anche dal punto di vista estetico. La seconda cosa che sbaglia è nell'impostazione del remake, cioè il pensare che un videogioco come Prince of Persia avesse bisogno di un remake solamente grafico, che è un concetto per me sbagliatissimo. Un videogioco importante come Prince of Persia e Le Sabbie del Tempo, ma soprattutto con quelle meccaniche che sono figlie del suo tempo, aveva senza ombra di dubbio bisogno di un remaking in stile Resident Evil, o in stile Final Fantasy, o in stile Mafia Definitive Edition, cioè un remake fino anche nelle meccaniche di gioco. Insomma, almeno allo stato attuale del progetto, posso tranquillamente dire che l'impressione che ho è che ad Ubisoft sia mancata l'audacia di investire su un progetto che avrebbe necessitato di essere probabilmente più ambizioso, non solo basarsi su una mera operazione nostalgia nel riproporre esattamente lo stesso gioco, con una riproposizione grafica che peraltro, essendo troppo fedele all'originale, tradisce il concetto stesso di remake, ma addirittura nel non riconcepire delle meccaniche di gioco, portandole al passo con i tempi. E questo è quello che penso. Io ovviamente vi invito a farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate delle varie cose che ho detto e chiaramente vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!